tentativo di verticalizzazione per la punta in maglia numero 9 ed arriva dopo pochissimi minuti l'1-0 della Regina. Calcio piazzato, battuto con il destro direttamente in porta, grande intervento del portiere della Regina. Lì che la recupera il numero 10 della Regina, può avanzare, c'è Dattola alla sua destra, servito adesso Dattola che con il sinistro va in porta, non lo ferma nessuno Dattola stasera, bel tiro a giro e 2-0 Regina. Siamo sulla sinistra dove c'è un pressing altissimo della Regina con il suo numero 21 che può arrivare addirittura in porta, c'è Dattola in mezzo che si muove adesso. Bellissima iniziativa della Regina. Viene recuperata da Guerrini che da fuori con il destro va direttamente in porta e impensierisce il portiere della Regina Isheri. Cappelli a centrocampo, buono il sinistro per Ruega, tutto solo davanti al portiere. Si fa parare un'occasione clamorosa. Il Manieri avanza, cerca di inventare qualcosa. Palla a cercare Guerrini che con il destro va in porta, grande intervento di Isheri. Quattro Luconi si è sacrificato per la squadra, si è messo in porta, ha fatto anche un bellissimo intervento. Avanza ancora la Regina con Mazzoni che subisce fallo, ma poi arriva la convalida del gol perché il numero 7 aveva insistito e trova la rete del 3-0. Per Dattola, bellissimo lo stop di petto, può andarsene in porta ancora Dattola, dribbla la difesa e poi riesce a farsi murare il tiro, ma che azione di Dattola. Rosa. Calcio d'angolo sempre affidato al docile piede di Guerrini che va da sfratato. Sfratato vuole tirare in porta. Lo fa e c'è una papera di Isheri. Ed è 3-1 per il Manieri di ieri che accorcia le distanze. Alla fine della partita, oh, è passato un quarto d'ora circa perché così l'arbitro ha deliberato. Bel cambio di gioco per il Manieri di ieri che può andare in porta con Risoli che trova clamorosamente la rete del 3-2. Cerca di rimontare il Manieri di ieri. Sfratato, molto bravo ad avanzare, serve sulla destra Emidi, tutto solo davanti al portiere, va in porta e prende clamorosamente il palo. Tra i suoi, sfratato, però recupera l'ennesima sfera della sua partita, riesce ad andare anche al tiro e Isheri salva tutto con questo bellissimo intervento. Veramente tanta tanta fretta alla formazione del Manieri di ieri perché sta perdendo ancora 3-2, ma insiste qui Dattola. Supera una serie di avversari, doppia conclusione, grandissima occasione sui piedi di Dattola per la tripletta. Concitata del match, siamo da Guerrini sulla tre quarti campo, si allunga bene il pallone, con il sinistro va in porta e c'è un grande intervento di Isheri. Stop, regala sfera a Garcia, arriva il triplice fischio dell'arbitro, finisce 3-2 per la Regina, questo match contro il Manieri di ieri, tantissime emozioni nel finale, la spuntano i Granata.